Vážený pane prezidente, vážení páni. Gentile Presidente, gentile Direttore, gentili signore, gentili signori, grazie per l'opportunità di intervenire a nome del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca all'evento odierno. Innanzitutto permettetemi di inoltrare i saluti del Ministro della Cultura, Martin Baxa, a tutti i partecipanti di questo evento e a tutti i simpatizzanti della cultura italiana e dell'Istituto Italiano di Cultura. Colgo altresì l'occasione per congratularmi con il direttore per la sua nomina a direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, nonché attaché culturale dell'Ambasciata d'Italia. Signor direttore, benvenuto tra noi. Le auguro di poter organizzare tanti eventi culturali riusciti e che la sua missione diplomatica abbia successo e che si trovi bene nella Repubblica Ceca. Le relazioni tra i nostri paesi sono tradizionalmente molto amichevoli e di buon livello. La cooperazione si sviluppa in diversi settori e sono lieto di poter dire che la cultura si è conquistata un posto di rilievo nelle nostre relazioni. In particolare, grazie ai contatti diretti tra gli artisti e gli ensemble di entrambi i paesi, riusciamo a ampliare con regolarità le nostre relazioni, che sono in costante crescita. Sono numerosi, infatti, i progetti interessanti che ogni anno vengono realizzati sia nella Repubblica Ceca che in Italia, riempiendo così di un contenuto positivo le relazioni italo-ceche. L'ambito degli scambi culturali è davvero molto ricco. La collaborazione continua e duratura tra musei e gallerie, i numerosi artisti ospiti e la cooperazione nel campo della letteratura e del sostegno alle traduzioni sono un'altra prova di un partenariato davvero vivace. Di recente ho sperimentato in prima persona in Italia l'interesse per la cultura ceca. All'inizio di luglio ho avuto l'onore di inaugurare a nome del Ministro della Cultura la rappresentanza nazionale ceca alla Triennale di Architettura e Design di Milano. E insieme ai rappresentanti di altri paesi abbiamo convenuto che è necessario promuovere ulteriormente gli scambi culturali e mediare il dialogo tra le culture, avvalendosi di tutti i mezzi disponibili, soprattutto in questo periodo teso. L'Istituto Italiano di Cultura rappresenta un connubio importante tra la cultura ceca e quella italiana e le sue attività sono parte integrante degli eventi culturali che si svolgono ogni mese nella nostra capitale, così come gli italiani sono parte integrante della storia delle terre boeme. In questa occasione desidero inoltre congratularmi ancora una volta per il centenario della fondazione dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, che celebriamo quest'anno. La Repubblica Ceca e l'Italia sono quindi collegate da una fitta e solida rete di legami a livello nazionale, regionale, comunale e interpersonale. Ciò assicura buone prospettive alla nostra cooperazione. Mi permetta dunque di ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa cooperazione. Desidero ringraziare la direttrice del Centro Ceco di Milano, che è stata nominata prima, che è oggi qui con noi, i rappresentanti del festival, il suo presidente e il suo direttore artistico, e tutti gli appassionati non solo di letteratura, ma in generale delle relazioni italo-ceche. Sono convinto che il livello eccellente delle relazioni reciproche italo-ceche e il loro sviluppo a tutto campo saranno altrettanto intensi anche in futuro. Grazie, signor Vice Ministro, per le sue belle parole. Permettetemi adesso però di passare a parlare in italiano per offrire la parola ai prossimi oratori, in particolare al presidente Michelangelo Drusti della Fondazione Pordenone Legge, che ha fortemente voluto questo evento di oggi e anche la presenza di tanti autori cechi nel programma di Pordenone Legge 2022. Caro Presidente, la parola a lei. Caro Vice Ministro della Cultura, autorità, ospiti, sono veramente emozionato di essere qui a Praga, perché
Praga per me è una città che ha segnato molta parte della mia vita culturale e politica, perché molte delle esperienze più importanti che ho fatto nella mia complessa vicenda umana si sono svolte qui a Praga. Ringrazio il direttore Fabrizio, che ho avuto il piacere di conoscere prima per telefono, poi di persona, una persona straordinaria che sicuramente sarà un elemento fondamentale per continuare a sviluppare la funzione di questo importantissimo centro di cultura che io ho conosciuto nel passato. L'ho frequentato dal 1980, no, dal 1988 al 1990, allora c'era la Lucia Millowski come direttore, una signora di Firenze bravissima, con la quale abbiamo lavorato molto e con la quale abbiamo frequentato gli ambienti di quella che poi sarebbe diventata la rivoluzione di velluto. Ho avuto il piacere di lavorare per un certo periodo con tutti gli esponenti di Charta 77, da Václav Havel, però inizialmente Václav Havel purtroppo era in prigione, ma con sua moglie Olga, con suo fratello, con Jiří Hájek, con Martin Palos, con Sasha Vondra, Eva Janka, tutta una serie di persone che hanno rappresentato per me un punto di riferimento nella mia attività che c'è stata poi in seguito. Sono venuto tante volte a Praga e ho visto questa trasformazione straordinaria che c'è stata, l'affermarsi pieno di una democrazia piena, alla quale magari non ci credevamo nemmeno agli inizi del 1989. Non ci credevano neanche i protagonisti di Charta 77 che gli eventi della storia poi sarebbero stati così veloci in quell'anno straordinario. Ma ho voluto partire da Praga e vi garantisco che tutti i giornali italiani, le televisioni, hanno considerato questo come un elemento distintivo straordinario della rassegna di Pordenone Legge di quest'anno. Pordenone Legge è un evento molto importante a livello nazionale ed internazionale. È una festa del libro, è una festa di popolo. E devo ringraziare anche il sostegno che ci ha dato Lino Mianchi qua con noi, che è presidente di un'importante banca del nostro territorio, che ha voluto rendere possibile, sponsorizzare totalmente il nostro evento di oggi. Però la cosa importante è questa: noi abbiamo ritenuto che una rassegna di libri come era quella, com'è quella di Pordenone Legge, non potesse esentarsi dal vivere sull'uscio del farsi della storia. E di nuovo si ripropone una storia tragica in Europa. La vicenda ucraina, oggi sono stato al castello e ho visto sventolare a fianco la bandiera della Cechia anche la bandiera dell'Ucraina. E questa è una cosa che è veramente significativa. Anche noi nelle nostre sedi abbiamo esposto in tutto questo tempo la bandiera dell'Ucraina. In fondo è una storia che si ripete, no? Noi abbiamo assistito dopo la primavera di Praga all'invasione dei carri armati sovietici, però la differenza è che questa volta l'Europa non si è voltata dall'altra parte, come è successo in Ungheria, come è successo in Cecoslovacchia. Allora, l'Europa è stata unita nel difendere la libertà dell'Ucraina e noi riteniamo che partendo da Praga davamo anche un segnale di questo tipo. Cioè, vedete, la cosa straordinaria della vicenda cecoslovacca è che la libertà e la democrazia non l'hanno portata i politici, non l'hanno portata gli economisti, ma i poeti, gli scrittori, i filosofi, i drammaturghi. Quando Havel è uscito di prigione, ci siamo incontrati a casa sua, a differenza di tutti quelli che incontravo che mi dicevano che la Cecoslovacchia era stata importante per la sua economia, per la sua industria, per i suoi vetri di Brno, per lui mi ha detto no, Praga è importante per l'Europa perché ha il più alto numero di teatri in Europa. E questa è una frase che mi è rimasta in mente: qual è la cifra della cultura nel rilievo che una nazione può avere? E sicuramente Praga ha questa cifra, e a questa cifra che noi ci siamo voluti collegare. Vedete, noi non sarà un episodio singolo questo incontro di oggi,
Ci sarà in ottobre un grande concerto per Praga nel teatro di Pordenone, ma tutta la rassegna teatrale concertistica della stagione concertistica di Pordenone, del teatro di Pordenone, le attività di Cinema Zero, un altro territorio culturale veramente importante, tutti questi eventi saranno contrassegnati dal legame tra la nostra città, il nostro territorio, diciamo, questa parte d'Italia e Praga. Quindi è un inizio che avrà un seguito e secondo me lo consolideremo nel tempo, perché Praga è dentro la nostra vita e dentro la nostra storia. E io vi ricordo, e tutti voi l'avrete letto di sicuro, un libro essenziale per la cultura europea, che è Il potere di senza potere. Ecco, io credo che quel libro contenga una lezione su quello che l'Europa debba essere. Non parlava allora, era il 78, non parlava solo della Cechia, parlava dell'Europa. Ecco, io credo che l'Europa deve riscoprire quell'anima là. Grazie. Grazie delle sue parole, caro Presidente Agrusti, caro Michelangelo. E adesso vorrei passare la parola intanto ad Maiora. Vorrei passare la parola al dottor Mian, presidente di Friul-Ovest Banca, proprio per il fondamentale apporto che ha avuto nel sostenere finanziariamente l'intero Pordenone Legge e anche questa serata. Grazie. Sì, buon pomeriggio a tutti, è un piacere per me essere qui in questa splendida città che già conoscevo. Una città importante per l'Europa e in un posto importante. Mi sono un momentino documentato su quello che è la storia di questo posto e su quello che è il suo lavoro. E io credo che tutti insieme possiamo fare grande l'Europa. Però lo dobbiamo fare tutti insieme, un'Europa di popoli. Perché spesso e volentieri abbiamo fatto un'Europa economica più o meno importante, però i popoli sono ancora molto distanti. Io credo che il collante fra i nostri popoli debba essere proprio la cultura. E per quel poco che possiamo fare noi come banca di comunità, una banca di comunità di relative dimensioni, è quello di aiutare tutti quegli eventi e quelle manifestazioni che aiutano a far sì che i popoli si conoscano. Io credo e ringrazio per il grande lavoro che ha fatto il presidente di Pordenone Legge nel capire come far uscire Pordenone Legge dai confini anche nazionali. E quindi grazie presidente, grazie a tutti voi e in futuro se potremo ancora dare una mano a fare queste cose di grande valore e che daranno sicuramente grandi risultati, noi ci saremo. Grazie a tutti. Mian, teď dovolte mi znova česky. Permettetemi di parlare ancora una volta in ceco. Non occorre presentare in alcun modo il signor Žantovský al pubblico praghese. Per questo permettetemi di proseguire in italiano. Ce la faremo. Mihály Žantovský è attualmente direttore esecutivo della Biblioteca Václav Havel, un'istituzione al servizio della memoria, del lascito intellettuale, etico, morale, politico di Václav Havel, ma lo si conosce per la sua multiforme attività, intanto di psicologo di formazione, poi di traduttore, soprattutto dall'inglese, e successivamente di diplomatico negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
è anche autore in parte in incognito e in parte con il proprio nome. E in quest'ultima veste è, dobbiamo dirlo, è l'autore della più accreditata, importante biografia di Václav Havel. Il prossimo mio ospite, il nostro ospite, è Emanuele Trevi, autore italiano di punta, vincitore del premio Strega, che è un premio estremamente, il premio più prestigioso nell'ambito della letteratura italiana. L'ho vinto l'anno scorso con uno scritto, non si può dire un romanzo, sono testimonianze di due vite molto intense, due vite di amici. Ha anche scritto di città, di Roma, tempo fa, un'estate a Roma, e ha anche per noi, non per noi, l'ha fatto l'anno scorso, ha pubblicato questo breve racconto, Praga 1990, Il cammino della speranza, che abbiamo predisposto per voi in italiano con traduzione ceca, ce l'avete a disposizione. Ed è il punto di partenza per tutto quello che ci diremo, che in sostanza si sintetizza nella formula Praga mito, Praga realtà, Praga vista dall'esterno e attraverso dei filtri culturali, Praga vista dall'interno attraverso gli occhi di Michel Jantowski, che la conosce intimamente. Passo adesso la parola però a Gianmario Villalta, che è autore, romanziere, poeta, ma questa sera in veste di direttore artistico di Pordenone Legge, il quale Gianmario ci parlerà un po' dello spirito di questo evento e ci darà insomma il là. A te la parola, Gianmario. Grazie, aspetto il mio momento. Sì, grazie a tutti, buonasera. E delle motivazioni di fondo che hanno portato a realizzare questo evento, ha parlato a sufficienza il presidente di Pordenone Legge, della fondazione, e più che altro a me resta di raccontare un po' come abbiamo pensato poi di farne una realtà di incontri, di appuntamenti, di temi. Per quel che riguarda chiaramente la possibilità di avere degli scrittori ciechi a Pordenone, grazie anche a Simona Calvo, insomma, abbiamo lavorato in modo, faremo un'inaugurazione con Radka Denemarkova, quindi Silvia Vallone, che sarà un momento ancora anche quello lì di riflessione sulla realtà, appunto, che ci unisce in Europa e magari ci divide, è diversa a casa nostra, ma appunto, come è stato detto più volte prima, il dialogo permette il confronto e permette la conoscenza e anche, credo, di imparare qualcosa gli uni dagli altri. Ci saranno altri due scrittori, e però, come ha detto il Presidente, ci sarà un libro, una graphic novel, un autore di graphic novel che viene presentato, faremo delle cose che riguardano il cinema, la musica, cioè, con una continuità che si basa su questo poi ragionamento di fondo, che per la cultura italiana, per molte ragioni, Praga è veramente magica, direi, cioè è un riferimento costante, e per la nostra generazione, la mia e di Emanuele, Praga magica, appunto, di Ripellino è stata veramente un mito, è stata veramente un modo di vedere una città che poi alla prima occasione siamo venuti a vedere con una guida, con un'atmosfera, e un'atmosfera che ha contaminato non solo l'Italia, la cultura italiana, ma che si ripercuote anche nella poi cultura francese, la troviamo tedesca, insomma, è un mondo che ha irradiato una cultura, ha irradiato, direi ancora di più, un sentire, un'atmosfera in gran parte d'Europa. E quando si arriva qua, tra l'altro, la si riconosce.
Eravamo partiti con l'idea, perché dicendo e giustificando appunto le scelte, questo devo fare, è partito dall'idea di Emanuele Trevi. Perché Emanuele Trevi? Non solo perché chiaramente è un grande, importante scrittore e ha questo di importante scrittore, oltre ad essere bravo a scrivere, intelligente, ha questo che gli piace, appassionato veramente della letteratura. Cioè c'è niente da fare, ci si mette tutto lì, e gli ho sentito fare una volta, io credo abbia anche scritto qualcosa, ma credo abbia sentito una specie di conferenza, un intervento sulla lettera al padre di Kafka. Ha detto cose che erano importanti per un testo che è straordinario chiaramente, ma erano importanti non solo per l'interpretazione di Kafka, che poi c'entrava meno lì, erano importanti per la nostra generazione, importanti per capire il rapporto tra le generazioni. E allora l'idea embrionale era quella, veniamo a parlare di Kafka per parlare che cosa vuol dire il rapporto tra generazioni in questa Europa che cambia e che è cambiata così rapidamente, chi ha vissuto appunto una situazione di prima, quella di poi, i prima e i poi che si avvicendano così velocemente in questa nostra Europa. Poi anche per il fatto che mi dice, eh no, ma io ho scritto una cosa su Praga, no? Perché sono andato a Praga e mi è successo questo e questo, vorrei fartela leggere. Allora, poi, adesso non la faccio lunghissima, ma con Fabrizio Urlano, cominciando a parlare di questa cosa, abbiamo detto spostiamo questo ragionamento a partire da quel che ha scritto appunto Emanuele Trevi, più vicino a noi, sul modo in cui si vede, con quali strumenti, perché ognuno di noi viene da casa sua con i propri strumenti culturali, ognuno di noi guarda quello che va a vedere con i propri strumenti culturali, ma guarda anche da fuori e da lontano con i propri strumenti culturali. Allora l'idea che viene fuori appunto dalla Praga di 1990 di Emanuele Trevi è anche di un luogo che gli offre uno spaesamento rispetto alle aspettative, e anche però un grande, come dire, atmosfera di libertà, qualche cosa che può succedere e che sembra straordinario. Non so se questo elemento di straordinarietà, poi ne parleremo dopo, lo ha ritrovato in questi giorni, per esempio, girando per la città, Emanuele, se nel tempo l'interesse per Praga è maturato, perché anche queste relazioni culturali tra i paesi dipendono da elementi che sono a volte fortuiti. Arriva a una trasmissione televisiva che era più o meno comica, in cui si ripete come un tormentone l'insostenibile leggerezza del vivere, e Milan Kundera scatta in vetta le classifiche e diventa l'autore più popolare d'Italia, mentre il giorno prima più o meno era conosciuto solo dagli addetti ai lavori. E Praga risplende ancora una volta di una sua visione, no? Di un suo modo di essere interpretata. A volte appunto queste relazioni, questi elementi sono legati da occasioni, e le occasioni probabilmente vanno anche create. L'idea poi di chiaramente unire in questa, adesso vedremo come funziona il dialogo, perché è bella l'idea, vediamo se funziona, appunto Emanuele Trevi con Michael Jantowski, è stata quella di invece portare un testimone del cambiamento, uno che lo ha visto dall'interno, uno però che anche per i mestieri, chiamiamoli così, che ha fatto, ha visto il mondo, ha visto quel che succede fuori, e quindi può appunto dare un giudizio anche sulle relazioni culturali e a oltre anche politiche tra i paesi. Io mi fermo qua perché credo di aver parlato abbastanza, in caso intervengo dopo se me lo chiedi. Grazie Gian Mario. Io vorrei iniziare con una brevissima, piccolo impulso iniziale, facendo una. Intanto permettetevi anche un piccolo ricordo personale, perché con Emanuele non ci vediamo da circa 20 anni. Nel lontano 2003 eravamo insieme a Ravenna, insieme al caro scomparso amico, il poeta slovacco William Turciani, traduttore della Divina Commedia, che mi ha raccontato tante cose della Divina Commedia, di come lui in 30 anni si è sforzato di tradurle, e mi ha naturalmente parlato molto anche di Vladimir Mikeš, traduttore ceco
della Divina Commedia. E all'amico William Turciani voglio anche un po' dedicare questa serata, alla sua memoria. Noi eravamo presso la tomba di Dante e tutti e due cercavamo di tirar fuori dai racconti di William Turciani quello che da un punto di vista slovacco è la Divina Commedia. Fine del ricordo, molto bello e che ha anche un sapore di destino, perché capita qui da me a Praga di nuovo Emanuele, è una cosa molto bella. Ti faccio questa domanda, Emanuele. È evidente che hai visto Praga non solo attraverso Ripellino, ma anche attraverso i tuoi filtri culturali, i tuoi pregiudizi, in positivo e in negativo, quali che fossero. Vuoi sintetizzare in una formula quali erano allora, quali potrebbero essere adesso questi pregiudizi? E poi quale domanda tu rivolgeresti a Michal Jankowski? Certo, sono impliciti i ringraziamenti. Per me è un onore, una cosa bellissima essere qui. È un onore stare a fianco di Michal Jankowski, perché veramente sono quei doni che scrivendo ogni tanto ci si merita. Io sono onoratissimo di questa circostanza, di sedergli vicino e di aprire io, rompere il ghiaccio, come diciamo Italia. Vorrei cominciare dalla questione dei filtri culturali, no? E poi dell'andare a vedere. Io ho sempre avuto questo doppio passo, mi piace leggere e mi piace vedere le cose di cui leggo, e proprio il caso ha voluto che a un certo punto noi non sappiamo perché facciamo le cose, le facciamo perché, come le bollicine dello champagne, a un certo punto salgono, arrivano alla superficie della coscienza. L'estate scorsa, era esattamente l'estate scorsa, ero disperato per qualche cosa che non c'entra niente con la storia della Repubblica Ceca, per quello che stava succedendo in Afghanistan. Quella fuga americana che raddoppiava la fuga da Saigon, addirittura c'erano le foto identiche, no, degli elicotteri che si alzavano a volo e ho pensato, e poi figuriamoci, poi è arrivato Putin, è arrivata l'Ucraina, è arrivata cose che non... Ho pensato all'ultima frase di questo meraviglioso libro su Praga di Angelo Maria Ripellino, che dice: resisti Praga, siamo qui nel mondo per percorrere il cammino della speranza, che lui dice è un cammino cepliniano, non è un cammino come potrebbe rappresentarlo un autore retorico. Chaplin percorre quel cammino, ma è buffo, no? Vi ricordate? La fine del grande dittatore, no? Prende per mano e vanno, no? Vanno come siamo tutti noi, siamo persone imperfette, siamo persone che hanno una difficoltà quotidiana a vivere, a capire il senso della... Però quel cammino sta lì, è quella strada bellissima che si perde nell'orizzonte, che poi è quella strada che oggi ci sembra tolta. E questa è un po' la differenza dal ragazzo che è protagonista di questo racconto, che viene a Praga per festeggiare assieme a un popolo la sua libertà e vive un'esperienza bellissima che culmina quando... nello stadio che era uno stadio che poi gli appassionati di calcio in Italia conosceva bene, perché era lo stadio di una squadra fortissima, era lo Sparta Praga, che era una squadra di difensori assassini, si diceva che
No, però insomma era famosa per una certa irruenza dei suoi difensori in tutto il mondo. Era quelle squadre, si chiamava quelle le squadre operaie, il calcio che piace poi a noi italiani, senza fronzoli, brasiliani. Quindi, ed era entrare lì per vedere quando iniziarono, ancora ricordo che la scaletta iniziarono con Let's Spend the Night Together, ed era stato un momento in cui io mi sono trovato, l'unico momento della mia vita in cui io mi sono trovato come uno che guarda la distruzione della Bastiglia, la presa del Palazzo d'Inverno, quelle cose, ero lì con una bellissima... chissà che fine fa, le persone di cui scriviamo si perdono nel mondo, poi che mi stringeva la mano, e niente, ancora adesso mi commuovo a pensarci, perché poi mi sembra che questo sia diventato, forse sono io che invecchio e non vedo più il cammino della speranza, oppure c'è ancora e ci sta qualche ragazzo come ero io a quell'epoca che lo può percorrere, quindi era una cosa che per me è anche la confessione di dire sono arrivato a un momento della vita in cui questa cosa non la vedo più, la vedevo benissimo, mi sembrava, scusate se sono troppo veloce per la simultanea, non ho feedback, io parlo familiarmente come, ma quella cosa lì non mi è più capitata nella vita, ho avuto una vita ricca, bella, piena di viaggi, di esperienze. Ma l'idea che la storia fosse qualcosa di abitabile anche dal singolo individuo, in maniera positiva, non nel ruolo di vittima, no? E a questo posso solo aggiungere, poi sono veramente curioso e ansioso di sentire il mio amico Giantoschi che... E posso solo aggiungere che questa costellazione di scrittori, di libri, ha avuto in Italia non solo Ripellino, dei grandissimi mediatori culturali. Questa è stata la cosa straordinaria. Io posso fare il nome che viene, quello di Kafka, no? Subito. E quello che abbiamo fatto noi per Kafka l'abbiamo fatto 20 anni prima degli altri. I francesi leggevano Kafka con un pazzo che si era comprato i diritti anche della traduzione e non, per 40 anni non li ha dati a nessuno, quindi leggevano una specie di invenzione, quanti libri poi sono stati scritti, a un certo punto si ribellarono e dissero faccelo ritradurre, noi abbiamo avuto traduzioni, un grande Ervino Poker, adesso è inutile fare i nomi, ma non solo abbiamo tradotto Max Brod addirittura e poi di Milan Kundera ha parlato Gian Mario. Io vorrei ricordare, perché vengo da Roma, che Roma è stato l'epicentro della scoperta italiana di Bumil Rabal, perché c'è ancora adesso la casa editrice EO che ha fatto questi libri, che sono libri capaci di cambiare la vita, perché sono libri che... Insomma, che cos'è il valore letterario? Il valore letterario è un potenziale di libertà. Tu leggi un autore come Rabal e ti senti in grado di dare tu stesso un'immagine credibile del mondo. I libri che valgono, a mio parere, sono i libri che suscitano la voglia di scrivere, di trovare noi una strada nell'avventura dello scrivere. E quindi io... Ero vicino di casa, ero un bambino di Angelo Maria Ripellino, per caso. E lui aveva una donna di qui, aveva sua moglie, era di Praga. Erano scappati, in fondo anche lui era un profugo, perché aveva dovuto abbandonare il luogo dove avrebbe voluto vivere, invecchiare. Stavano lì, erano persone molto dignitose, molto... Il primo ricordo, forse la prima scintilla del mio racconto, è stato che mia madre, che poi era un medico ed era anche comunista, però era una persona, mi cercò di spiegare questa cosa e mi disse una cosa che poi ho ritrovato nel libro di Ripellino, era una signora elegante, molto, disse quella è gente tosta, vinceranno.
Questa era la sua sintesi della storia. E mi sono portato dietro questi sentimenti, me li sono portati anche in questi giorni. Qui a Praga vivono delle persone che sono molto care per me, che quando rivedo mi aprono aspetti di questa città che non conoscevo. E quindi è questa la cosa, visto che Michael, a differenza di me, ha partecipato attivamente a un processo positivo di cambiamento delle cose, e io invece colpevolmente ho scritto un racconto un po' elegiaco, un po' triste sul fatto che quello che è avvenuto quell'estate mi sembra che non possa più riavvenire sull'orizzonte del mondo. E allora, ecco, questo mi sembra il contributo che a questa discussione gli chiedo, no? Sarà possibile vivere un altro giorno come il giorno in cui andammo tutti presentati dal grande Václav Havel, ascoltammo questo concerto che ebbe un significato? Sono quelle cose che ci si porta dietro tutta la vita. Era veramente finito un incubo in quei giorni, forse i più giovani non se lo ricordano che sono qua, c'erano ancora i carri armati russi, perché nei trattati di, cioè, mi ricordo, c'era sopra il castello, tra il castello e il convento di Loreta, c'era proprio là un soldatino con la stella, perché certo si sarebbero ritirati, ma c'era una modalità burocratica, non erano più offensivi, no? E l'idea che quella cosa, che era proprio un'incarnazione del male, fosse inoffensiva, è un'idea che davvero ancora oggi mi scalda il cuore. Panove... Signori presidenti, direttori, signora direttrice, signor sottosegretario Emanuele, cari amici, io in quanto diplomatico spero di non aver dimenticato nessuno. Io vorrei cominciare là dove Praga Magica termina. È vero, sì, Praga resisterà, Praga resista tutto. Ma resiste nelle sue più svariate forme e esperienze, che, e si vede benissimo nello splendido racconto di Emanuele, che possono variare a seconda del periodo storico e della prospettiva con cui e in cui percepite la città. Io sono nato a Praga e quando sono cresciuto negli anni 50 non potevamo viaggiare da nessuna parte, naturalmente non avevamo la televisione. Ora non è che mi voglia lamentare, non era poi una cosa così tremenda non averla. Ma sostanzialmente pensavo che tutte le città sono fatte così, che questa è una città normale dove io cresco, parzialmente sono cresciuto anche con la qui presente mia sorella, un paio di centinaia di metri più in alto, vicino al convento di Strakov, dove c'è una delle, come sapete, una delle più belle biblioteche d'Europa e del mondo. Nostro padre per caso era curatore della biblioteca, e quindi è soltanto quando poi negli anni 70 ho avuto l'occasione di leggere Praga Magica, allora ho cominciato a rendermi conto di Praga come un mito, Praga come qualcosa che è percepito in modo, diciamo, straordinario. E inoltre a questo va aggiunto che alcuni elementi di questo mito, la maggior parte dei miti letterari
attinenti a Praga o comunque collegati a Praga del XX secolo iniziano e terminano in qualche modo sempre con Franz Kafka. Kafka, per la maggior parte degli esperti letterari e dei lettori di tutto il mondo, è percepito spesso come un visionario oscuro che descrive gli incubi, sogni cattivi. Noi praghesi sappiamo che Franz Kafka era un realista molto terra-terra, con i piedi per terra, quando descriveva quello che vedeva camminando per le strade della città. E così come sua madre era dottoressa, la mia era una medica di famiglia, dalla quale vado per farmi fare le iniezioni contro il vaccino, è nipote di Kafka. Quindi io a volte ho la sensazione paradossale di questo mito terreno che esiste, ma io ho bisogno, come dire, di rendermene sempre conto di nuovo. Mi piace tantissimo quello che Emanuele ha scritto nel suo racconto, dove parla della natura della speranza e della natura del progresso. Io, similmente a lui, penso, ma diciamo che credo di aver vissuto nella mia vita la consapevolezza dell'illusione di un progresso infinito, costante, che ci porta sempre avanti. A Praga non è mai stato così e non è così, ma esistono dei momenti di progresso, momenti di speranza che fanno la loro comparsa e non sono legati direttamente con il periodo storico che c'è in quel momento, se è un periodo buono o cattivo. Gli anni della normalizzazione, cioè gli anni 70 e gli anni 80, che ho vissuto qua, erano a suo modo molto soffocanti, opprimenti, infelici. Ma nonostante questo, dobbiamo renderci conto che questo è stato il ventennio durante il quale sono state scritte alcune delle opere più belle della letteratura ceca, sia che parliamo di Hrabal o di Kundera o di Václav Havel. E questi due fatti di questo periodo orribile da una parte e dall'altra di questa letteratura meravigliosa non sembrano andare di pari passo. A volte ricordo un aneddoto triste che veniva raccontato durante questi anni della normalizzazione. Viene un turista straniero, immaginiamoci un italiano, che trova una città completamente vuota, deserta, non c'è nessuno per strada. E lui vagabonda e arriva fino alla Moldava, al fiume Moldava, dove c'è una panchina su cui è seduto un vecchietto. E gli chiede: vecchietto, anziano signore, dove sono tutti? E lui gli risponde: ma dove vuoi che siano? Sono tutti a casa a scrivere. È un po' come dire che non c'era nient'altro da fare. E chiudo con quello che pomposamente, a volte ne viene un po' abusato, che Václav Havel scrisse quando disse che la speranza non è la convinzione che qualcosa finirà bene, ma è la sicurezza che qualcosa ha senso, indipendentemente da come andrà a finire.
e così come sapeva anche Aristotele, le uniche cose che hanno senso sono quelle che hanno senso di per sé, la bellezza, la verità e l'amore. È tutto. Abbiamo ancora un quarto d'ora, cerchiamo di sfruttarlo bene. Io vorrei portarmi più vicino al presente. Ho letto anche alcuni più giovani scrittori e c'è qualcosa di molto interessante, il fatto che diventiamo sempre più uguali da un certo punto di vista. Percorriamo il mondo, consumiamo le stesse cose, abbiamo più o meno gli stessi obiettivi nella vita, perché si fanno sempre più ristretti, e quindi da questo punto di vista non solo l'Europa ma tutto il mondo diventa sempre più simile, più uguale, e questa cosa invece di affratellarci aumenta l'insicurezza, aumenta la scarsa simpatia, anzi direi la conflittualità. E un tema che ho sentito in questi scrittori è quello della mancanza di fiducia nel rapporto tra le generazioni. Era un tema che volevo affrontare fin dall'inizio, perché c'è questo elemento di rifiuto di un'eredità da una generazione all'altra e di accusa quasi di aver barattato, diciamo, la traduzione italiana è per un miserevole consumismo, di aver barattato quella che era in fondo, e come è stato detto, è curioso perché è paradossale, la spinta verso una libertà, quando la libertà veniva cercata, che non si sia continuato a vivere questa ricerca di libertà. In Italia la situazione non è migliore, e anzi questo tipo di conflitti e questo tipo di mancanza di fiducia in valori da costruire e da condividere credo sia altrettanto importante. Io vorrei cominciare a chiedere a tutti e due, cominciando però di nuovo da Michael Jantowski, questa cosa che ho ricevuto e che adesso le riporto, secondo lei è visibile in questa realtà oggi del vostro paese, della vostra città, cioè che ci sia una difficoltà di trasmissione, di un impulso verso appunto la ricerca di valori e la ricerca anche di una dimensione condivisa di vita più ricca, più importante, più legante tra le persone, invece di essere una spinta verso l'individualismo? Questo problema intergenerazionale non mi preoccupa più di tanto. Quando io avevo 20 anni, noi rifiutavamo quello che sapevano, quello che ci volevano lasciare i nostri predecessori, i nostri antenati. Alla fine degli anni 60 la generazione della nuova sinistra aveva tra i suoi slogan "non credete a nessuno che abbia più di 30 anni. E anche oggi tra i giovani a volte sono visibili degli elementi di rifiuto dell'anzianità, ma io penso che è una cosa normale, me ne sono già fatto una ragione con i miei figli e a maggior ragione con quelli degli estranei. Quello che invece mi preoccupa di più è quello che lei ha citato, questa tendenza alla somiglianza, all'uniformismo, che in qualche modo è collegato, è stato portato dal processo di globalizzazione e che adesso si è un po' incagliato in una forma un po' strana. Io penso che
nell'uniformità la cultura non può sopravvivere. La cultura esiste dalle diversità, dalla varietà, dalle differenze, dal confronto tra vari punti di vista, tra varie opinioni. E per questo noi la viviamo e la amiamo. Esiste la seconda legge della termodinamica che dice che tutto alla fine è diretto verso l'entropia, dove tutto sarà identico, e quando ciò accadrà penso che io comunque non ci sarò più. Quello che mi capita di pensare rispetto alla tua provocazione, alla tua suggestione, è quello che cerco di fare io. Io non ho figli, quindi non ho potuto sperimentare direttamente l'idea, poi su questo so che noi siamo perfettamente d'accordo, ci conosciamo da tanti anni, quindi non ti dirò niente di nuovo, che è un'idea un po' impopolare, che io cerco proprio di sintetizzare così, io nell'insegnamento dei corsi di scrittura che faccio, cioè proprio che è il senso della durezza del lavoro. Cioè, quello che si fa non è gratuito, quello che si fa non appartiene al mito psicologico del talento, ma appartiene a una cosa che è molto meno attraente del talento, che è la capacità di non avere requie, di non avere, di non cedere a un istinto di soddisfazione immediata, e quindi si tratta di riscrivere, si tratta di capire se stessi e il mondo dentro una dinamica che è quella di un lavoro durissimo. E quello che io evito è sempre di parlare di valori astratti, nemmeno la libertà, perché io credo che nel metodo ci sia il valore. Quello che se tu sostituisci appunto il concetto del genio, di qualcuno che nasce per fare io do sempre l'esempio di me stesso, io non mi ritengo una persona dotata di natura, mi ritengo però una persona che in qualunque occasione si rimette a lavorare. E questo vuol dire affrontare proprio dei rovesci, cioè cose che non vanno bene. Questo è un lavoro, Michael sarà d'accordo con me, nella sua esperienza, dove il 90% delle cose che facciamo non vanno bene. Questa è il lavoro artistico, è un lavoro che ha a che fare non in maniera ipotetica, ma in maniera frontale col fallimento. Ed è questa l'unica cosa che può unire le generazioni, perché è vero, non bisogna credere a chi ha più di 30 anni, io ne ho di più, non credo a me stesso, infatti, quindi è molto semplice per me, ma l'unica cosa che invece può essere un collante tra le generazioni è l'eliminazione di miti, di miti psicologici, l'eliminazione dell'idea che esistano delle scorciatoie, che esista qualcosa di semplice. La bellezza, il piacere, tutto quello a cui noi tendiamo è una salita, è come salire da giù al castello, insomma, fare quello che facciamo noi. Non c'è nessuno è mai riuscito, io pure, certo, quello che dico sempre è che io spero che una cosa che scrivo si scriva da sola, certo, starei da sul divano a guardare la partita, starei a chiacchierare al telefono, è chiaro che è più bello, no? Ma questa cosa porta a giornate infruttuose, la giornata infruttuosa è la cosa più brutta che può esistere nella nostra vita, no? E quindi dobbiamo cercare di... Io credo che in questo senso tra un uomo di 90 e un ragazzo di 20 l'idea dell'umiltà di quello che si fa è l'idea parallela del rispetto di ogni tipo di lavoro.
Io, per esempio, considero tutti gli artisti qualcosa che... una famiglia. A Roma ci sono quelli che fanno i giocolieri al semaforo, non so se avete questa cosa a Praga, no? Quando c'è il semaforo rosso c'è qualcuno che fa tira i birilli. E io mi incazzo se ricade uno per terra, perché lo devi far bene il lavoro. Cioè, scusate la parola, però è questa la cosa fondamentale che noi... Dato che però so che Gianmario la pensa esattamente come me, non gli dico niente di nuovo su questo, anche perché sono tante maniere, no? Lui organizza un festival, io una scuola di scrittura, sono luoghi della trasmissione, quindi se andassimo a parlare invece di valori astratti sarebbe molto complicato, insomma, io credo che l'unico valore sia quello del lavoro. Più che una allora, ieri sera passeggiando con gli amici di Pordenone per Praga abbiamo visto un manifesto Vise Centra Prai 2035, visione del centro di Praga 2035. Per noi è stata una cosa, 2035, addirittura pensare al 2035. E quindi mi domando, e sono molto curioso, anche del come Praga, come città, nella sua gestione, stia pensando al suo futuro. Io qui rivesto il ruolo forse dello scettico. Ho un commento da fare rispetto a queste locandine sulla visione di Praga nel 2035. Sì, è vero, ci sono, ma bisogna considerare che siamo a poche settimane dalle elezioni comunali, quindi ci saranno ancora altre visioni di Praga. E poi avrei un'altra cosa da dire, che ho represso dentro di me tutto il tempo. Emanuele mi scuserà, ma devo correggere un mito qua. Così come a Milano non ci sono solo i tifosi del Milan, ma ci sono anche quelli dell'Inter. Così neanche a Praga siamo tutti i tifosi dello Sparta. E per questo devo ricordare che il concerto dei Rolling Stones non si tenne allo stadio dello Sparta, ma allo stadio di Strahov, e che è una cosa positiva perché ci stanno, perché può contenere fino a tre volte tanto, un numero di persone tre volte tanto. Ho fatto un errore gravissimo, a mia discolpa posso dire che sono questa sembra una cosa terribile a un praghese, ma sono un estimatore di entrambe le squadre, sono sempre stato... Quale, posso chiedere a Michael qual era la squadra di Vlaka Vavel? Václav Havel aveva soltanto una considerazione molto vaga di cosa fosse il calcio. Penso che la sua più grande prestazione sportiva che l'ho visto fare è stato la prima mossa con il pedone contro Kasparov nel torneo del 1990.
E dovevamo ancora dargli dei consigli per farlo. Lui veramente non era uno sportivo, ma era una persona meravigliosa. Ah no, určitě. Allora, scrittore e osservatore, Emanuele Trevi ha visto una Praga mantenuta in questi giorni, mantenuta in modo che non esploda appunto nelle grinfie di un turismo d'assalto. E ha notato, adesso vorrei far dire a te, perché li hai detti tu a me, ha notato una serie di accorgimenti che la municipalità probabilmente, o non so se oltre, o la provincia, non so chi, il governo della città, insomma, ha messo in atto, perché questa città a noi è sembrata, e lui me ne ha detto, insomma, il risultato delle sue osservazioni, è sembrata resistere a quello che altre città in Europa, in particolare in Italia, non sanno fare, cioè a quell'assedio, assalto, non so come chiamarlo, di un turismo di massa e devastante per molti aspetti, e soprattutto che acceca rispetto alle bellezze che una città può mostrare. Prego, così poi. Sì, io devo dire che io vengo da Roma, per motivi di lavoro sono stato 2 settimane a Venezia e poi sono venuto a Praga. Sono 3 città accomunate da un fenomeno enorme. Al quale non possiamo parlare male, nel senso che è la nostra gente che vive di questa cosa, che però è un fenomeno che ci porta. Il turismo non riguarda solo chi fa il turismo, il turismo riguarda anche chi vive tra i monumenti, perché il senso di realtà è completamente minato. È come se noi vivessimo in una specie di weekend perpetuo. È come, guarda, tu non abiti in una città turistica e riempi a Pordenone 3 giorni all'anno. Ecco, tu immagina Pordenone così, per cui invece di 5 giorni 365. Questo è vivere a Roma o vivere a Venezia o vivere in parte vivere a Praga. Quello che ho notato è che a un certo punto c'è un'autorità, c'è qualcosa anche di impopolare che chiude, una cosa inconcepibile in Italia, no? Che i tavolini fuori a un certo punto chiudono, che non venga più servito, che però è una cosa che salvaguarda la bellezza delle città e gli toglie quel... Quindi credo che insomma sia un esempio che gli italiani dovrebbero seguire, perché è un problema antropologico grave, è proprio un'erosione del senso della realtà. Scusa, è morta la regina. Vabbè, allora salutiamo anche. Lo ha già detto lei, io mi scuso tantissimo, ma ho ricevuto la notizia che è morta la regina britannica, e in quanto ex ambasciatore della Repubblica Ceca nel Regno Unito ho delle obbligazioni da rispettare, mi scuso molto e devo andare. Grazie. Direi che possiamo anche chiudere dicendo viva Elisabetta. Che è una persona a cui abbiamo tutti voluto bene, direi. Per me è stato un grande onore iniziare il mio soggiorno praghese con Michal Jantowski ed Emanuele Trevi e con voi. Grazie molto, signor sottosegretario.
Vice Ministro. Grazie a voi tutti. E siete calorosamente invitati al buffet al primo piano. Grazie mille.